Eugenio Curatola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, E eccoci. benvenuto qui nel posto delle parole, Grazie. l'autore del libro L'amore non ha bisogno di tante parole. Hashtag 12 righe. Parleremo fra poco di questo hashtag 12 righe perché è importante. L'immagine della copertina, devo dire che solamente stamattina, molto, molto presto, ho scoperto da che cosa era composta questa immagine, perché a volte noi nella distrazione, nella velocità delle cose, ah sì, è l'immagine del cuore. Però è un cuore fatto di che cosa, Eugenio Curatola? È un cuore che è fatto di libri. Magari vedendolo da lontano, come dicevi tu, può sembrare un cuore, che è comunque una cosa importantissima, assolutamente, tra l'altro parlando del tema del libro. Poi man mano che ci si avvicina alla copertina, come man mano che ci si avvicina a qualsiasi cosa, si vede veramente da cosa è composto. Quindi può essere una metafora per entrare dentro le cose e capirle meglio, avvicinarsi meglio per capirle. Leggo nel risvolto di copertina che Eugenio Curatola è nato a Reggio Calabria nel 1987. Vive nel suo mondo, inguaribile romantico, sognatore seriale, riversa in rete i suoi pensieri da un decennio scrivendo sui social, dove è conosciuto come Curi. I suoi micro racconti d'amore ricevono migliaia di condivisioni e qui arriviamo all'hashtag 12 righe. Quindi la scrittura di questo libro è stata fatta come ricerca da parte della casa editrice, in questo caso HarperCollins, che ti ha scovato. Esatto, in questo caso sono stati loro che all'improvviso mi hanno contattato. Io ero, come dice il risvolto di copertina, immerso nel mio mondo, nelle mie fantasie, nei miei pensieri, nelle mie lucubrazioni, e poi un giorno all'improvviso mi hanno contattato e mi hanno, insomma, mi hanno Ma pensavi ad uno chiesto. scherzo? Beh, in realtà sì, perché sai, ogni tanto ti scrivono questi profili fake, queste cose così. Io, beh, non ho mai pensato che qualcuno volesse rubare i miei racconti e quindi che volessero qualcosa di questo tipo. Però mi è sembrato assolutamente strano, però poi, come dire, ci siamo messi in contatto ed era vero, era tutto vero. Quindi siamo qua. Era tutto vero, talmente vero che noi abbiamo il libro sotto mano, quindi Sì, è infatti. nelle librerie, lo possiamo ovviamente comprare, leggere. E poi alle scritture brevi, come bello che sia, e credo che sia un libro. Io non voglio dare mai consigli, però è un libro che deve essere letto, per esempio, in due ad alta voce. Uno legge un pezzo, l'altro un altro, e poi si trovano veramente delle consonanze bellissime. Sì, potrebbe assolutamente, può essere un'idea. Tra l'altro non ci sono solamente micro racconti, sempre in 12 righe, ma ci sono anche quelli che io chiamo proprio dei frammenti. Sono quasi delle poesie in versi sciolti perché non uso le rime. Però ecco, si può leggere una metà una persona, l'altra metà un'altra persona. Oltretutto, sebbene ci sia un filo conduttore che è l'amore per un'altra persona, che può essere un amore di coppia, un amore ma anche inteso come affetto di famiglia o di amicizia, non sono racconti, diciamo, che sono legati l'uno con l'altro, quindi si può aprire tranquillamente il libro, leggere un racconto a pagina X, continuare a pagina Y, più avanti, insomma, si può alternare anche la lettura di un racconto con un altro tra due o più persone, Perché la per scelta fantasia. proprio di 12 righe? Dunque, tutto questo nasce un po' di anni fa. Stavo aprendo uno dei miei vari blog che avevo, dopo che avevo chiuso altri blog in precedenza, era l'anno 2012, l'estate 2012, l'anno è casuale, anche se è sempre il 12. Volevo dare un tocco un po' più personale al tipo di scrittura perché ero abbastanza prolisso e volevo darmi una sorta di limite che poteva anche aiutarmi a organizzare meglio i miei pensieri e le mie idee. Per cui ho preso due dadi, li ho tirati e ho detto il numero che esce fuori sarà il numero delle righe che io scriverò sul blog. E sono usciti 2-6, per cui siamo qua a scrivere 12 righe da allora. 12 righe in questo libro che è di pagine ne ha circa 200 e nei ringraziamenti, parte che io leggo sempre, Eugenio Curatola apre con queste parole: ringrazio la mia Roberta per aver dato speranza a un romantico che ne era sprovvisto e per esserci sempre. Ma domanda, ma i romantici sono senza speranza? Allora, questa cosa del senza speranza io l'ho sempre intesa in due accezioni. Una
persona che è senza speranza, nel senso romantico struggente, che fa fatica a trovare l'amore magari, o si illude spesso, non viene accettato per com'è, quindi una sorta di accezione negativa. Quello che io però dicevo sempre di me stesso era il senza speranza, nel senso senza speranza di essere diverso da quello che sono. Quindi la speranza, senza speranza di non essere romantico. Quindi è una sorta di gioco di parole che io ho sempre usato, però in questo caso nei ringraziamenti era più per la parte struggente e negativa. E questo libro si apre con una playlist musicale, perché se sono parole, sono parole accompagnate, per così dire, dalla musica. C'è il libro a portata di mano, Eugenio Curato? Sì, assolutamente. Ma che bello, quindi a questo punto possiamo fare questo gioco che facciamo con i libri di poesia, per quanto sia non solo di poesia questo libro, lo apriamo a caso e cosa troviamo? Allora, apro una pagina a caso e trovo Baciami, pagina 62. Eh beh, l'inizio di questa lettura non è male, eh? Sì, infatti. Allora, vado io? Ma certo. Ok. Baciami. Togliti l'orologio e baciami, senza badare al tempo. Posa quel telefono. Usa la tua mano per prendere la mia. Non guardarti indietro, ma scruta coi tuoi occhi le parole che non so dirti e sono proprio qui, dentro ai miei. E così finisce queste 12 righe, finiscono queste 12 righe Baciami, però nella pagina successiva, mentre in questa Baciami dice non guardarti indietro ma scruta coi tuoi occhi, dopo c'è un altro testo che comincia proprio così: un giorno riuscirò a dirti quanto mi piace perdermi in quella galassia di stelle nei tuoi occhi. Ecco, quanto contano gli occhi se non ci sono le parole in una storia d'amore, Eugenio Curatola? Gli occhi contano tantissimo perché, diciamo, riprendendo il titolo dell'amore non ha bisogno di tante parole, io per primo, quando non so cosa dire, che mi capita il 99% delle volte nella vita, quello che faccio è guardare gli occhi delle altre persone, cercare di capire sempre con rispetto, senza essere invadente, perché insomma lo sguardo può anche essere invadente purtroppo. Però diciamo dagli occhi di una persona, dai silenzi di un'altra persona, semplicemente guardandosi si può capire veramente tanto, si può capire tutto. Guardandosi e piacendosi, pur pensando di innamorarsi, che ne so, io mi innamoro di una bionda mentre la ragazza che è davanti è bruna, e invece, come dice in un altro pezzo dedicato all'amore, magari non hai i capelli del colore che ti aspettavi, non hai l'altezza che pensavi, non fai il lavoro che avresti immaginato, una voce diversa, eppure è proprio lì, non puoi fare a meno di sentirlo, l'amore. Esatto. Ecco che cosa succede. Esatto, è vero, l'amore ti prende all'improvviso. Puoi fare qualsiasi piano nella tua vita, puoi progettare tutto quello che vuoi, puoi idealizzarlo anche. Però alla fine l'amore vero, quello vero, ti prende all'improvviso e non puoi scappare. Puoi provare a scappare, puoi provare a nasconderti, ma... Però da un'altra parte parli anche di chi fugge in amore. Certo, c'è anche chi fugge dall'amore, perché l'amore fa paura. L'amore è così totalizzante, quello vero, che... travolgendoti magari non ti senti pronto, non ti trova pronto, e per cui la prima reazione che tu hai in una situazione di questo tipo è quello di fuggire. Però l'amore poi ti cerca, ti segue, ti ripeto, secondo me puoi nasconderti quanto vuoi, magari per un pochino ce la fai, ma poi ritorna. Quindi... E adesso ritorniamo ad ascoltare un altro testo, Eugenio Curatola. Quale viene estratto, o quale scegli? Allora, faccio sempre a caso, che è la cosa... Ma certo che ci piace tanto. Allora, pagina 50, è tutto diverso. È tutto diverso, perché sei tu che rendi tutto diverso. L'aria è più buona, le piogge non sono più tanto acide, e l'acqua del rubinetto non ha il calcare. È tutto diverso, perché con te è tutto più bello. Questa poesia, che è una poesia d'amore, Eugenio Curatola, ha il bello di parlare d'amore parlando, che ne so, della pioggia che non è più tanto acida, dell'acqua e del rubinetto che non ha il calcare. Perché se è vero che la parole ti amo sono importanti, però
Parlare d'amore senza parlare d'amore credo che sia una cosa sopraffina. E parlare d'amore mettendo dentro nel pensiero e nella poesia l'acqua del rubinetto che non hai il calcare, credo che sia veramente una cosa molto bella e anche di bella fantasia. Grazie. No, secondo me, guarda, ti dirò, io scrivevo, il mio stile all'inizio era quello un po' più metaforico, più dell'amore, come dire, inteso per massimi sistemi. Sole, cuore, Poi, amore. sì, più o meno, ecco, diciamo che ero un po' così, ero un po' immaturo, un po' acerbo. Poi, mano a mano, andando avanti, anche crescendo, ho capito che si può parlare d'amore, si può scrivere d'amore. Non parlando d'amore, come dici tu, parlando di cose quotidiane, in cose un po' più concrete, per essere più realista. E allora ti guido io a parlare d'amore in una poesia che è veramente particolarissima. Hai citato prima il verbo innamorare a pagina 134, intitolata Proprio quando, ed è anche molto bello il gioco di parole che c'è. Consiglio agli ascoltatori di stare attenti perché è veramente molto molto particolare. Ce la fai ascoltare, Eugenio Curatola? Perfetto, eccomi. Proprio quando non volevo innamorarmi, ti ho incontrata. E proprio quando non volevo innamorarmi e ti ho incontrata, tu invece volevi innamorarti. E proprio quando non volevo innamorarmi e ti ho incontrata e tu invece volevi innamorarti, hai deciso di proteggerti da eventuali infelicità e hai chiuso il tuo cuore. E proprio quando non volevo innamorarmi e mi sono innamorato e tu non volevi più amare, ti sei innamorata. Ma quello che non voleva innamorarsi e ti ha incontrata e ti ha fatto innamorare e si è innamorato, purtroppo non ero più io. Le vie dell'amore, quanto sono disperanti e quanto sono ricche di felicità. Ed è veramente molto particolare e anche molto vera questa poesia. Ma adesso, insieme con le poesie, passiamo alla parte della prosa, Eugenio Curatola, perché Sì. vogliamo scoprire anche questi micro racconti, se possono essere definiti così. Quale scegli o quale estrai a caso? Sto cercando di capire se sceglierne uno allegro oppure no, non so. Lo lasciamo al caso, dai. Vai, facciamo a Ma caso. certo, ma è così Via. bello. Pagina 69. Motorini, muschio e occhi chiusi. Il tuo vestito semitrasparente della serie Vedo non vedo. Sembrava una partita di poker col tuo corpo. Mi avevi offerto un passaggio col motorino. Mi sentivo in imbarazzo a tenermi a te. E i tuoi capelli lunghi mi andavano in faccia col vento. Ero immerso in quella fragranza di 18 frutti diversi e un po' di muschio. Mi era venuta sia fame sia voglia di fare una passeggiata nel bosco con te. Casa mia era vicina, ma i 10 minuti realistici diventarono 35, perché avevi fatto un percorso diverso. Pensavi non lo avessi capito. Ma in fondo io pensavo che tu non avessi capito che stavo con gli occhi chiusi e fantasticavo. Così mi hai stretto a te. E i tuoi capelli, i tuoi fianchi in armonia con le mie mani, mi fecero innamorare di ogni cosa fosse tua. E tu ti innamorasti dei miei occhi chiusi, delle mie parole non dette, della mia ingenuità e del mio gusto in fatto di shampoo. Del mio gusto in fatto di shampoo, però in questa prosa questi due innamorati camminano uno fianco all'altro, anzi stretti stretti. Poco più in là invece c'è qualche cosa di diverso, perché a volte c'è una distanza tra le due persone e la distanza è quella che crea fraintendimenti. Sto parlando della distanza amichevole di pagina 81, no? Eugenio Curatola. Ed è una distanza nella quale noi ci possiamo riconoscere, perché questa distanza non è una distanza casuale, ma la mettiamo noi. E che cosa dice questa microprosa? Me ne stavo seduto alla finestra. Il sole spaccava le pietre. In fondo al cuore sapevo di provare qualcosa nei suoi confronti, ma non era mai il momento giusto. Perché il momento giusto non c'è mai. Io coi sentimenti provavo a ragionare e me ne stavo seduto alla finestra ad aspettare che piovesse. Era primavera inoltrata e le avevo chiesto di uscire. Sapevo che doveva piovere e forse era il momento giusto. Camminavamo sempre a una distanza che definivo amichevole, la distanza che non permette fraintendimenti. Quel giorno però ero felice, perché sarebbe piovuto.
con in tasca l'ombrello, andai sotto casa sua. Quando uscì dal portone si scatenò l'acquazzone, ma lei era scesa senza ombrello. Forse anche lei sperava che piovesse. E per non bagnarsi mi prese il braccio e appoggiò la testa camminando. Era quello il momento giusto, quando smettemmo di rispettare quella distanza amichevole. Quando smettemmo di rispettare quella distanza amichevole, oppure quando, se ricordo bene, tu hai invitato la ragazza al ristorante, lo racconti in una microstoria, lei ordinava un solo piatto, tu parlavi, lei mangiava, ma alla fine c'è una rivelazione, no? Una rivelazione che lei dice: in realtà non sono ancora sazia, e tu hai risposto: neanche io, ecco. E non si parlava di cibo, non si parlava di cibo. Il cibo era sicuramente un pretesto, ma tutto stava nel non detto. Eugenio Curator, cosa ne dicono i lettori di questo libro? Questo libro è uscito da poco, per cui sta ingranando, ma sta ingranando bene, nel senso che i miei lettori, che innanzitutto ringrazio perché sono assolutamente fantastici da sempre, sempre mi hanno supportato, sempre con rispetto e con grandissimo affetto. Loro sono molto contenti, sono entusiasti e soprattutto è un libro che, a quanto capisco, stanno regalando parecchio, oltre che per se stessi anche ad altre persone, perché quello che io ho detto è: perché non usate eventualmente il libro per dire quello che voi non riuscite a dire? Non perché io sia un guru assolutamente, però magari un libro, le parole di qualcuno possono aiutare a esprimerci e a dire quello che noi magari non riusciamo a dire da soli. E poi, come dicevo poco fa, è un libro che crea un dialogo, no? Che crea anche, se vogliamo, crea anche una serata in due, passata a leggiucchiare, a compulsare questo libro e a ridere e scherzare attraverso queste poesie, questi micro racconti. Credo che serva anche a parlare d'amore senza parlare d'amore. D'altra parte il libro chiude con la buonanotte, come per dire: è tutto finito, adesso andiamo a nanna e pensiamo poi a domani alle altre cose. Ed Eugenio Curato la dice: e buonanotte anche a me, che magari non farò la storia, ma almeno qualche riga della tua fammela scrivere assieme a me. Ecco, è sempre aperta comunque, nonostante quello che si diceva della speranza che manca al romantico, è sempre aperta la porta della speranza. Il romantico, per quanto possa essere pessimista, se non ha un po' di speranza dentro di sé, non sarebbe veramente romantico, sarebbe solamente una persona triste, ecco. Io lo so che non bisogna mai parlare di se stessi perché si compie un atto di vanità, però tant'è, ormai ci sono. E io nei libri di poesie metto l'asterisco a quelle che più mi piacciono da sempre, con la mia matitina metto l'asterisco, ma a questa ne ho messi tre, perché quando ne metto tre vuole proprio dire che quella poesia mi accompagna, a volte le scrivo, a volte le metto nel portafoglio, mi fanno compagnia per un po', e credo che sia proprio sia magari una piccola cosa che può far sorridere per l'ingenuità, però a volte si vive anche di questo. Grazie. E allora la poesia che ha questi tre asterischi è questa, si intitola Sei bella. Amo l'imbarazzo che provi quando ti dico che sei bella, e lo dico senza parole, solo con lo sguardo, mentre tu lo abbassi per la vergogna, e lo abbasso anche io, per continuare a dirti quanto sei bella, anche se non lo sai. Credo che sia la semplicità delle cose dette in amore. L'amore non ha bisogno di complessità, di parole complesse, ha bisogno di queste cose, ha bisogno di parole dette, ma ha bisogno di parole non dette. Chinare lo sguardo, chinare la testa, che non vuol dire sottomissione, ma vuol dire semplicemente una condivisione emotiva che quasi quasi ti fa uscire la lacrimuccia, no? Si potrebbe dire, Eugenio Curatola. Sì, rileggendola mentre la legge mi è venuta in mente che il romanticismo, l'amore potrebbe essere soltanto abbassare la testa tutti e due per l'imbarazzo, guardare la stessa mattonella. Quello è un condividere comunque un momento di imbarazzo senza guardarsi direttamente, ma sapendo che si sta condividendo qualcosa.
Perché, diventando lo perché stesso si guarda tutti e insieme. due, si guarda tutte e due, come dicevi giustamente, la stessa mattonella, però a volte invece uno guarda da una parte, l'altro guarda dall'altra e quelle sono altre storie, molto più complesse. Queste storie molto più complesse dovrebbero prendere, quelle persone che vivono queste storie dovrebbero prendere in mano questo libro e fare qualche passo insieme a queste parole. Hashtag 12 righe, lo ricordiamo per chi volesse curiosare nel mondo del web, Eugenio Curato, l'autore del libro L'amore non ha bisogno di tante parole, HarperCollins l'editore. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Dunque, in questi giorni sto leggendo un libro che si chiama 100 secondi in una vita di Andrew Faber, che è un poeta che col tratto conosco di persona e che saluto. È un libro che parla di una persona, non l'ho ancora finito, è una persona che soffre di attacchi di panico, di attacchi di ansia e che quasi ci parla, ci dialoga. Ed è molto divertente perché parla di se stesso, parla di questa sua condizione, ma lo fa in un modo romantico perché ci mette dentro anche l'amore, ci mette dentro il cuore che batte all'impazzata per questi attacchi di panico, ma è anche legata all'amore e al sentimento. Quindi è un libro che, insomma, mi sta piacendo e che consiglierei a chiunque volesse farsi due risate con questa tematica. L'amore panico, per forza di cose anche. L'amore è anche panico, sì, assolutamente. Eh sì, è panico nel senso comune di questa parola, ma l'amore anche come un po' come il dio Pan. Grazie ancora, davvero, Eugenio Curatola, per il Grazie a te tempo che ci hai Vivio, dedicato. grazie a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore.